Salve a tutti dalla Giurista Online. Oggi vi mostrerò come promesso il testo della casa editrice Dike ad oggetto la riforma del processo penale, in particolare il commento articolo per articolo del decreto legislativo 150 del 2022 di attuazione della riforma Cartabia, come modificato dal decreto legge 31 ottobre 2022 numero 162 del cosiddetto decreto Nordio. Questo, diciamo, è un testo che ci spiega passo passo quello che è la nuova riforma del processo penale, che viene quindi ad essere spiegata non solo dal punto di vista, diciamo, proprio argomentativo, ma anche, diciamo, con uno specchietto di un commento articolo per articolo tra la vecchia normativa e quella nuova introdotta con la riforma. Abbiamo, diciamo, inoltre degli aggiornamenti online a seguire, quindi con delle ulteriori espansioni che potranno essere consultate dal sito della Dike. Questo, diciamo, manuale è a cura di Andrea Conze e Luigi Levita, che non hanno bisogno di presentazioni, e adesso vi mostro come è strutturato al suo interno. Al suo interno troviamo la ripartizione dell'indice in sezioni a seconda di quella che è stata diciamo, l'argomento trattato ad oggetto della riforma. La prima parte, come si può vedere, tratta quelle che sono le modifiche al codice penale e abbiamo dal capitolo 1 al capitolo 8 dedicato a quelle che sono le riforme che sono state introdotte nel codice penale. Abbiamo poi la seconda parte del manuale, che è dedicato alle modifiche al codice di procedura penale, che sono ovviamente le modifiche più corpose. Abbiamo infatti una trattazione che va dal capitolo 9 al capitolo, lo sfogliamo insieme l'indice, al capitolo 46. Abbiamo poi una terza parte che ha ad oggetto la giustizia riparativa, a cui è dedicata il capitolo 47, ed infine abbiamo un'ultima parte dedicata agli ulteriori interventi e modifiche alle leggi speciali, a cui è dedicato il capitolo 48. Chi è Andrea Conze e Luigi Levita? Andrea Conze, avvocato penalista, già autore di diverse opere per la casa editrice Dike. Luigi Levita, magistrato militare con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale Militare di Napoli, già giudice presso la Corte di Giustizia Tributaria di Caserta e comunque professore universitario. Vi sono poi una serie di altri autori che hanno collaborato a quest'opera particolarmente complessa, ma molto ed è utile se non essenziale in questa fase, diciamo, transitoria in cui ci troviamo e che troverete all'interno del testo. Com'è strutturato questo manuale? Allora, innanzitutto vi è un'annotazione, ve la mostro, con la quale gli autori ci tengono, diciamo, comunque a precisare che vi sono dei quadri sinottici all'interno del volume, all'interno dei quali il riferimento alla disposizione previgente deve intendersi alla disciplina vigente fino al 30 dicembre 2022, mentre per disciplina vigente o testo attuale deve intendersi quella in vigore a partire dal 30 dicembre 2022 e quindi con la riforma Cartabia. Ma andiamo a vedere come è strutturato questo testo all'interno. Abbiamo questa suddivisione per capitoli in cui la riforma viene trattata in maniera, diciamo, argomentata e quindi ci si spiega passo dopo passo come viene ad essere strutturata questa riforma, come interviene nei vari aspetti, non solo legati diciamo, alla disciplina del codice penale e quindi a quelli che possono essere i reati ivi previsti, ma anche nella fase processuale. Abbiamo poi dei comodissimi specchietti, come possiamo, diciamo, vedere, quindi dei quadri di confronto tra quella che è la normativa, la norma di riferimento, in questo caso ad esempio l'articolo 152 remissione della querela, il testo previgente, quindi quello che
oggi ancora in vigore, e il testo attuale, che va inteso come quello che verrà quello che comunque è stato modificato dalla riforma Cartabia, e quindi sarà, diciamo, vigente dopo il 30 dicembre. Vi sono poi, diciamo, in grassetto quelle che sono le sezioni che sono evidenziate. Sono, diciamo, evidenziate perché sono proprio delle modifiche o delle aggiunte che prima non erano presenti all'interno dell'articolo. Quindi non solo vi è un raffronto, diciamo, sistematico, ma vi è anche la possibilità, proprio a colpo d'occhio, di capire qual è stata l'integrazione o la modifica più importante che è stata introdotta nel caso specifico dalla riforma. E abbiamo, diciamo, diversi quadri di confronto che ci consentono così uno studio, diciamo, strutturato della riforma, a cui, come si può ben vedere, segue una, diciamo, argomentazione e quindi una spiegazione della riforma stessa. Questo testo, questo manuale è un manuale, diciamo, assolutamente completo, che si compone di circa 600 pagine. Adesso vi mostro nello specifico di quante pagine è composto. Abbiamo 656 pagine. Vi sono poi gli aggiornamenti online che potrete, diciamo, comunque consultare dal sito della DIC, inserendo quelli che sono i riferimenti all'ultima pagina. E poi abbiamo, diciamo, un costo che è pari ad euro 36. Troverete un piccolo sconto sul diciamo, sito della DIC. Questo è sicuramente, diciamo, un testo che io consiglio, che vi mostro e che io sto attendendo, diciamo, dal sottolinearlo, diciamo, di impasticciarlo per studiarvi, proprio perché volevo mostrarvelo, diciamo, senza alcun segno di sottolineatura, ma ritengo che sia un testo assolutamente non solo che ci semplifica comunque l'approccio alla riforma, ma che sia, diciamo, essenziale non solo per i professionisti, quali non possono esimersi dallo studio della riforma, ma anche per chi si accinge all'esame, sia esso d'avvocato o di magistratura, perché ovviamente non si può prescindere dalla conoscenza della normativa vigente. Se avete domande o dubbi, vi aspetto nei commenti. E se vi è piaciuto questo video, lasciate un like, iscrivetevi al canale e vi aspetto anche sugli altri social. E a presto dalla Giuris Online.